Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale MauroFai. In questo video parleremo, anzi in questi video, perché ho intenzione di farne più di uno visto che l'argomento è piuttosto complesso e dalle varie sfaccettature, parleremo di un componente importante di quello che è appunto il mondo dell'alta fedeltà, di questo in particolare. Mi riferisco non tanto al cranvice audio ma quanto all'amplificatore in senso lato. Vedremo di analizzare appunto come si utilizza un amplificatore, magari sviluppando tutto questo argomento in maniera didattica. Immagino che molti di voi queste argomentazioni già le conoscono, però vi inviterei a vedere il video perché comunque andrò a analizzare punto per punto tutto quello che è appunto il mondo dell'amplificatore proprio in senso più lato possibile, cercando di essere quanto più semplice possibile nell'esposizione. Analizzeremo inoltre anche quello che è la connessione verso diffusori del tipo B-wiring. Anche l'altra opzione che si può utilizzare sempre verso i diffusori collegandoli in multiamplificazione. Inoltre vedremo come collegare il nostro amplificatore al subwoofer. E adesso partiamo appunto con questa serie di video. Bene, oggi parleremo di gli amplificatori inteso proprio in senso lato e andremo ad analizzare quelli che sono gli ingressi degli amplificatori. Qui sotto abbiamo quello che invece è una sorgente o fonte di segnale. Le fonti di segnale dagli anni 90 in poi vengono dette anche uscita ad alto livello. Tutte queste uscite ad alto livello, mi riferisco sia al Blu-ray che al DVD, piuttosto che il CD o la radio o in questo caso anche un lettore multimediale ma anche un DAC, tutte queste uscite sono appunto ad alto livello, devono interfacciare gli ingressi ad alto livello di un amplificatore. Chiaramente parlando di alto livello viene normale pensare che ci sarà comunque un ingresso a basso livello e lo vedete in questo caso per quello che riguarda il giradischi. Il giradischi esce a basso livello, per cui occorre un prefono per poter interfacciare un amplificatore. Alcuni giradischi, c'è da dire che da diversi anni a questa parte, alcuni giradischi integrano nel giradischi stesso il prefono. Bene, adesso abbiamo il particolare di quello che è l'uscita della nostra fonte di segnale. Come abbiamo detto, si tratta di un'uscita ad alto livello, per cui questo tipo di uscita andrà a interfacciare l'ingresso ad alto livello del nostro amplificatore. Ma questo come? Utilizzando questi tipi di connessione. Questi tipi di connessione sono di tipo RCA. I cavetti, come potete vedere, sono quello che permetterà alla nostra fonte di segnale di interfacciarsi con l'amplificatore. Come potete anche notare, abbiamo una colorazione differente, in quanto si parla di stereofonia, abbiamo un canale destro e un canale sinistro, rispettivamente il destro in rosso e il canale sinistro in bianco. Ma come potete notare, questo vale sicuramente per il canale destro che rimane sempre, lo troverete in rosso, mentre per il canale sinistro lo potete trovare in questo caso in blu, ma per dire in quest'altro caso lo troverete in bianco, rosso sempre per quello che riguarda invece il canale destro. Bene, abbiamo detto appunto che la fonte di segnale esce ad alto livello. Dobbiamo appunto entrare nell'amplificatore, questi qui sono gli ingressi degli amplificatori, con appunto un segnale ad alto livello. Dov'è che va collegato? Partiamo innanzitutto con questa amplificazione, in quanto delle due è quella più particolare. Abbiamo, come potete notare dalla scritta, l'ingresso di giradischi. In questo caso è un ingresso a basso livello, per cui qui non possiamo entrarci con una fonte di segnale ad alto livello. Possiamo però entrare con la fonte di segnale ad alto livello su questi tre ingressi. Indifferentemente, tutti e tre ingressi accetteranno, perché hanno la stessa sensibilità, un segnale ad alto livello. Scendendo in quest'altro amplificatore, le cose sono molto più semplici, in quanto non abbiamo più l'ingresso giradischi e tutti quelli che vedete in questo caso sono tutti ingressi ad alto livello. Discorso un po' particolare per questi altri due ingressi che andremo a vedere in un secondo tempo. Giusto per non creare confusione, come potete notare, vengono nomenclati e vengono denominati dal costruttore degli ingressi, chiamandoli in questo caso radio, video e CD. Ma di fatto questi tre ingressi accettano lo stesso tipo di segnale, per cui noi indipendentemente possiamo collegare la nostra fonte dove vogliamo su questi tre ingressi. Stessa cosa vale per questo altro amplificatore. Chiaramente qua gli ingressi cosiddetti linea, ricordate sempre che la fonte di segnale
uscendo ad alto livello, entra in un ingresso di tipo linea, per cui tutti questi ingressi sono ingressi linea e sì, vengono nomenclati dal costruttore con questi nomi, ma di fatto possiamo utilizzarli tutti indipendentemente da che tipo di segnale andiamo a inserirci. Bene, adesso arriviamo alla pratica. Abbiamo la fonte di segnale che esce ad alto livello, abbiamo detto l'alto livello, dobbiamo collegarlo all'ingresso linea dell'amplificatore. Come possiamo farlo? Utilizzando i nostri cavi RCA. Questi cavi RCA sono appunto colorati con due differenti colori, in questo caso rosso e blu. Andremo a collegare l'uscita della fonte di segnale, dove abbiamo una colorazione rosso e bianco, utilizzando il canale destro per il rosso e il canale blu per il sinistro. Adesso l'altra parte dello stesso cavo, che chiaramente è sempre rosso e blu, andrà a collegarsi su quello che sono gli ingressi linea dell'amplificatore. Trattandosi in questo caso di un lettore audio e video, andremo a utilizzare quello che è la connessione chiamata audio e video, ma ciò non toglie che potrei utilizzare qualsiasi delle connessioni linea che ho a disposizione. Come ho detto, rispettando sempre quelle che sono le colorazioni, qui vabbè, non abbiamo il rosso bianco ma abbiamo un rosso nero, andremo a collegare quelli che sono i nostri cavi che sono rosso e blu. Praticamente abbiamo un arcobaleno di colori. Dicevamo, il rosso, che rimane sempre il canale destro, lo collegherò su quello che è appunto l'ingresso audio video e rispettivamente il sinistro su quello che è invece l'ingresso sinistro audio video. Così facendo, accendendo l'amplificatore, selezionando appunto quello che è l'ingresso audio video, avrò il segnale in uscita sui miei diffusori del mio popcorn. Bene, abbiamo detto appunto degli ingressi linea dell'amplificatore. Questi sono gli ingressi linea di quest'altro amplificatore, ma come ho detto, questo non è un ingresso linea. Nominato come fono è l'ingresso per il giradischi. Come si connette un giradischi? Il giradischi, rispetto a quelli che sono gli ingressi linea, appunto presenta una differenza che, oltre ad avere i due connettori che sono marchiati in questo caso rosso e blu, abbiamo anche una messa a terra, perché il giradischi richiede, per non avere interferenze e ronzii, di una messa a terra. La messa a terra, chiaramente, come potete vedere qua è scritto in inglese, questo ground è la sua messa a terra dove dovremo collegarci, anzi dove dobbiamo collegarci il nostro giradischi. Fissiamola, così abbiamo collegato la terra. Di conseguenza, come per la stessa cosa degli ingressi linea, andiamo a collegare le RCA del nostro giradischi, rispettando anche qua i colori. Il rosso per il canale destro e il nero per il canale sinistro. Bene, adesso andiamo a vedere come si collegano questi altri due connettori che appunto avevo lasciato un attimino sospeso. Quello che state vedendo sono rispettivamente ingresso e uscita linea di quello che è questo, un registratore a cassette o anche detto registratore analogico. Vediamo come si collegano queste due apparecchiature tra di loro. Bene, vediamo un attimino appunto come si collega un registratore analogico a un amplificatore. Non c'è nulla di particolare, entrambi sono comunque delle uscite ad alto livello, anzi una è un'uscita, l'altra è un ingresso. Di conseguenza la stessa cosa vale anche per il registratore, dove per il registratore il REC sarà un ingresso, per quello che riguarda invece l'amplificatore chiaramente sarà l'uscita. Il collegamento è abbastanza semplice, per cui sempre rispettando quelle che sono canale destro e canale sinistro, andiamo a collegare il play, che sarebbe un ingresso dell'amplificatore, a il play del registratore, che di fatto invece è un'uscita, cercando sempre di rispettare quelle che sono appunto le colorazioni per canale destro e canale sinistro. Di conseguenza, sempre di seguito, collegheremo quello che è invece l'uscita dell'amplificatore a quello che è l'ingresso invece del registratore. Così di fatto abbiamo collegato questo tipo di apparecchiatura, che non è niente di particolare, se non che adotta un cavo, uno per quello che riguarda appunto il collegamento
in uscita dal registratore, ingresso dell'amplificatore e viceversa per quello che riguarda invece tra amplificatore e registratore. Bene, adesso un'altra curiosità per quello che riguarda invece sempre quello che è il discorso del registratore, che può qualcuno trarre in inganno il fatto che abbiamo un rack out. Questo rack out in realtà non è un'uscita da che si può utilizzare per un subwoofer o eventualmente da inviare a un finale di potenza. Ma questo perché? Perché questo qua è un'uscita sì ad alto livello, ma non è del tipo variabile. Mi spiego bene. Semplicemente perché questa uscita di fatto, come abbiamo detto prima, è un'uscita fissa, nel senso che alla variazione di quello che è appunto il volume dell'amplificatore, qui non avremo nessuna variazione. Questo tipo di uscita praticamente non varia in base al volume. Pertanto non è utilizzabile né per quello che riguarda un utilizzo per un subwoofer, ma nemmeno per un finale di potenza. Bene, adesso togliamoci alcuni dubbi. Come potete notare, adesso abbiamo collegato appunto fonte di segnale e amplificatore. Se erroneamente succede che andiamo a invertire i canali, di conseguenza abbiamo il canale destro che entra nel canale sinistro, non succede niente, nel senso che non andiamo a danneggiare né quello che è la fonte di segnale né l'amplificatore. Cos'è che succede in realtà? Che arriva al nostro orecchio sinistro quello che dovrebbe arrivare invece all'orecchio destro. Essendo comunque un segnale stereofonico, praticamente andiamo a rovinare appunto l'effetto di stereofonia, non ci troveremo comunque con quello che è appunto la riproduzione musicale in maniera coerente. Bene, e con questo si conclude questo video. In questa prima parte abbiamo parlato di quello che sono gli ingressi dell'amplificatore. Nella prossima parte, nella seconda parte, parleremo invece delle uscite dell'amplificatore, quelle che vedono il diffusore. E nell'ultima parte parleremo di quello che è il V-wiring e quello che è anche la multiamplificazione o preamplificazione. E con questo vi ringrazio per aver visto questo video e al prossimo video che vedrete a breve. Ciao ciao a tutti, ciao ciao!